Research, puntata numero 291. Sono le 17 del 20 dicembre 2023 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, in collegamento con noi il professor Luigi Campanella. Researchers è il format di Aracne TV dedicato proprio al mondo della conoscenza, del sapere e degli approfondimenti. E il professor Luigi Campanella è professore ordinario di chimica analitica e di chimica dell'ambiente e dei beni culturali presso l'Università La Sapienza di Roma ed è direttore della collana editoriale di Aracne, La bellezza delle molecole. Buon pomeriggio, professore, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi ed è un piacere stare con voi e anche parlare un po' di questa collana e del rapporto con la chimica a cui ho dedicato la mia vita. Innanzitutto, professore, prima di cominciare, insomma, di parlare della quotidianità della chimica, io le volevo chiedere proprio chi è il professor Luigi Campanella? Ma io sono un ricercatore che ha cercato di dedicare la sua vita alla disciplina nella quale crede che si possono trovare le risposte ai problemi della società civile. Ho avuto la fortuna, la possibilità, l'onore, l'onere, se volete, di essere presidente della Società Chimica Italiana, di essere prorettore di un grande rettore della Sapienza, il professor Ruberti, e di essere stato presidente della Facoltà di Scienze della Sapienza stessa, quindi che ha avuto la possibilità di svariare nei vari settori culturali della scienza, dalla ricerca alle applicazioni più professionali e industriali, e quindi di avvicinarsi alla propria disciplina da parecchi punti di vista, il che ha consentito probabilmente di aprirmi la testa anche se magari non era così aperta all'inizio. Professore, la bellezza delle molecole e anche la chimica nella quotidianità, insomma, lei che ha dedicato tutta la vita e continua, insomma, nell'ambito della ricerca dell'università a studiare ma anche a divulgare la chimica, quanto sono belle le molecole, ma soprattutto quanto poi la chimica noi la troviamo nella nostra quotidianità. Guardi, questa è una bella domanda perché mi dà l'occasione di parlare della chimica come ponte fra le cosiddette due culture. Molte volte ancora si sente parlare di umanesimo e tecnica, di scienze e arte o arte e scienza, e devo dire che la ricomposizione culturale alla quale per fortuna oramai siamo in buona parte molti dedicati parte proprio da alcune discipline che possono essere un ponte fra le cosiddette due culture, ricomponendo questi divisi, quindi questa divisione che non ha molto senso. E la chimica sicuramente ha dato un grande contributo. Il chimico ha bisogno di una caratteristica per essere di successo, che è una caratteristica che è comune a quella del pittore, dell'artista, del musicista, ed è la creatività. Cioè, il chimico deve costruire molecole che servono, ma per costruire bisogna essere creativi, perché se non si è creativi si corre il rischio di costruire qualcosa che poi non serve a niente e non ha nessuna ricaduta. Il pittore che fa i quadri con i colori, il musicista che fa gli spartiti con le note musicali. Anche loro partono da unità che devono ricomporre per formare qualcosa che abbia un senso. Una musica, un quadro, una statua. Il chimico deve fare lo stesso, soltanto partendo dagli elementi. Partendo dagli elementi chimici deve arrivare alle molecole. E queste molecole devono essere poi molecole utilizzabili dalla società civile per migliorare la qualità della vita. Quindi, come vede, sulla chimica abbiamo le due facce, quella diciamo artistica che è basata sul fatto che bisogna attraverso la creatività costruire molecole utili. E poi c'è quella invece più tecnica, che è queste molecole utili, poi come le indirizziamo verso la società civile in modo che le possa utilizzare per combattere le malattie, migliorare l'ambiente, migliorare la qualità alimentare.
Infatti sembra talvolta, lei ha fatto riferimento, no, poco fa al fatto dell'arte e scienza, talvolta sembra invece che la chimica, per chi non è addetto ai lavori, sia una disciplina molto distante poi da noi. E invece lei ci sta dimostrando, insomma ci sta spiegando che invece è l'esatto contrario, perché voi chimici siete veramente un punto di unione, un trait d'union, ecco. Assolutamente, io, ma oramai è una convinzione generale che la chimica sia invece una disciplina ponte fra le due culture. Tant'è vero che negli insegnamenti delle facoltà umanistiche la scienza è entrata quasi sempre attraverso la chimica. I primi corsi che si sono riusciti a fare nelle facoltà umanistiche di carattere scientifico sono stati di carattere chimico, partendo dalla chimica dell'antichità e arrivando alla chimica dei giorni nostri. E c'è stata sempre un'evoluzione nella direzione di essere in grado di collaborare alla crescita della società civile. Noi viviamo un periodo in cui la società civile è polarizzata. Che cosa vuol dire polarizzata? Che prevalgono gli estremi, i positivi e i negativi, i ricchi e i poveri, i tecnologicamente avanzati e i tecnologicamente ritardati, i paesi che si sviluppano demograficamente e i paesi che fanno fatica, come l'Italia, ad avere un bambino e mezzo per famiglia. Allora, questi estremi polarizzano la società civile, che avrebbe bisogno invece di una media che sia più rappresentativa e nello stesso tempo più equilibrata. La chimica è una disciplina che si batte molto per contrastare la polarizzazione sociale. Professore, in questo contesto, anche quanto è importante una collana editoriale proprio dedicata a queste tematiche, poi con un titolo, insomma, con una denominazione molto interessante, La bellezza delle molecole, quanto è importante continuare, ecco, a lavorare in questa divulgazione? È importante perché ovviamente sulla chimica c'è purtroppo una prevenzione a volte, come lei stesso diceva prima, che deve essere superata. Allora noi dobbiamo cercare in qualche modo di fare avvicinare, riavvicinare il cittadino alla chimica e alle sue capacità di contribuire al miglioramento della società civile. Noi abbiamo pensato che la parola bellezza, qualcuno ha detto che la bellezza salverà il mondo. Forse non sarà la bellezza a salvare il mondo se continuiamo a fare le guerre, ma certamente la bellezza può aiutare. Allora noi vorremmo che questa creatività della chimica finalizzata a costruire molecole poi possa anche diventare materia di bellezza. Nelle statue, nei quadri, nei palazzi. Quindi, da un lato, creare molecole finalizzate all'applicazione alla società e dall'altro, le stesse molecole farle diventare componenti di una materia che si esprime attraverso la bellezza. Professore, guardi, io la ringrazio davvero di essere stato oggi con noi ad Researchers e averci dato l'occasione, l'opportunità proprio di trattare questa tematica che sembra lontana, l'abbiamo detto, lontana da noi, invece non è lontana la chimica dalla società civile. Quindi grazie ancora, lo ricordo, il professor Luigi Campanella, professore ordinario di chimica analitica e di chimica dell'ambiente e dei beni culturali presso l'Università La Sapienza di Roma, è direttore per Aracne della collana La bellezza delle molecole. Grazie ancora, professore. Grazie a lei, che è stata una bella chiacchierata. Sono contento che è possibile attraverso questo giornale di comunicare questi concetti che a volte sono veramente poco, poco applicati. Grazie ancora a lei, Buona professore. serata. Io ringrazio i nostri telespettatori. Do appuntamento alla prossima puntata di Researchers. Buon pomeriggio. Arrivederci, grazie ancora.